Non perde mai l'occasione per sottolineare l'amore verso la sua città, verso la sua terra, una città e una provincia che stanno vivendo momenti difficili a causa dell'operazione che si è conclusa qualche giorno fa. Cosa si sente di dire nel merito? Ma io sull'amore lo confermo tutto e lo confermo anche oggi. Momenti difficili, ma io vi voglio segnalare, sono momenti difficili in cui è importante guardare la capacità di reazione dello Stato, delle istituzioni dello Stato, e quindi guardiamo alla capacità di reazione, quindi alla cura e non al male, e con un'attenzione al male. Magna e quindi un ecografo vascolare donato qui all'ospedale Moscati. Sì, questo è il grande merito dell'associazione nella sua composizione nazionale, di cui abbiamo qui il presidente. Io unisco solo, come dire, l'affetto particolare che ho per la mia terra di origine e l'orgoglio dell'appartenenza all'associazione donatori volontari di sangue della Polizia di Stato, poi nella veste particolare di presidente della sezione Emiliano-Romagnola, che ho l'orgoglio di rappresentare e che mi deriva dalla precedente esperienza di prefetto di Bologna. È una bellissima giornata, una densa di significato, perché testimonia la capacità di un'associazione che è già protesa verso il prossimo, fa un'importante attività volontaristica in un settore così importante che è quello della donazione, e quello di sapersi interfacciare anche con le istituzioni ufficiali, insomma, della sanità poi di eccellenza anche quella bellinese, in questa chiave di donazione. Quindi, bellissima giornata. Sabato, il riconoscimento che ha avuto in prefettura dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Anche quello è stato un momento di grande orgoglio per me, perché è un po' è lo stesso spirito che cogliamo nella manifestazione di oggi, perché è un'associazione importante di gente che è entrata nelle forze dell'ordine, nella Polizia di Stato negli anni difficili e che ha, come dire, protratto oltre il servizio attivo il proprio sentimento e la propria ispirazione di servizio alla collettività, perché è gente che fa volontariato, che fa, no, che fa attività di sussidiarietà. E quindi sono stato fortemente orgoglioso, e peraltro sono grato al prefetto Tirone, che ha voluto concedere la prefettura di Avellino per farlo, che è la prefettura presso la quale io firmai, dicevo, la domanda di partecipazione al concorso che poi mi ha portato dove sono adesso. Quindi grandissima soddisfazione.